Dimmi per favore, se Malkut è la parte che riceve e Keter è la parte che dà la dazione, com'è il lavoro di Malkut che avanza verso Keter? Rav, Malkut non vuole ricevere quello che vuole ricevere da Keter, ma sono nella condizione che è al fine di dare. Significa, lei riceve, ma nella condizione in cui che la sua ricezione sia nella dazione. Proprio come sei un ospite a casa di qualcuno e lì rifiuti quello che ti sta dando e lui ti sta implorando di ricevere, dopodiché alla fine la tua ricezione diventa la dazione, perché fai un favore a lui nel ricevere, gli stai facendo del bene. È così che Malkut ritorna a Keter. Studente, quindi qual è il ruolo di questi intermedi tra Keter e Malkut? Rav, loro costruiscono la connessione tra Keter e Malkut. Costruiscono una connessione, non può esserci nessun'altra forma di connessione. Non accade senza alcuna ragione. Keter è desiderio di dare, Chokmah è il desiderio di ricevere, ed è per questo che è chiamato Kli, è un vaso. Binah, dal lavoro della luce all'interno del desiderio di ricevere, provvede al desiderio di ricevere con le qualità della dazione, dove nel Kli di Binah diventa dazione, come Keter, sono simili. Sì? Ok. Adesso Binah, visto che vuole dare, simile a Keter, vuole dare, ma cosa può fare? Dopodiché estende la luce di Chokmah dal Keter, dopodiché entrambi, la luce di Keter e la luce di Binah, danno vita da entrambi, danno la nascita a una luce chiamata la luce di Chassadim con l'illuminazione di Chokmah. Questo è Zerampin. Zerampin è come il loro figlio, il loro bambino, di Chokmah e Bina insieme. Lavorano insieme attraverso Zerampin. Dopodiché Zerampin, essendo il risultato di Bina, non appartiene al tipo della dazione che Binah vuole dare. Vede che la luce più importante è la luce di Chokmah. È questo che gli dà la luce, la vita e la sopravvivenza. Quindi vuole ricevere quella luce. Quindi diventa più grande nel suo desiderio di ricevere. Significa il suo desiderio di ricevere che si trova qui, nella Malkut. Questo desiderio di ricevere proviene sia da Chokmah e dal desiderio di dare di Binah. Entrambi si connettono nel desiderio di ricevere di Malkut. Quindi quel desiderio vuole ricevere entrambi, la dazione e la ricezione, e vuole goderne di entrambi. Ed è così che la creatura è stata creata.